perché appunto avere il sindaco purtroppo non è possibile se non o la conferma o la revoca degli arresti domiciliari, non sono possibili misure interdittive, come per altri soggetti interessati da questa indagine sono state ab initio o in corso d'opera, chiamiamo così, applicate. È un organo di diretta investitura popolare, per eccellenza quindi come tale rientra in questa esclusione normativa, altro per ora non possiamo Voi, dire. oltre a rispondere alle domande, avete consegnato una memoria? Noi, oltre a rispondere alle domande, abbiamo consegnato alcuni documenti che attenevano specificatamente alla fase cautelare in cui ci troviamo. Perché l'udienza di oggi ci è sembrata abbia, come dire, debordato in un ambito di valutazione di merito generale che attiene più a una fase processuale avanzata dibattimentale. Noi ritenevamo che questa oggi fosse la sede invece dove si dovevano disquisire e dissertare sulle esigenze cautelari. Ci è sembrato, sarà una, che però questo discorso invece sia stato, come dire, obliterato, si sia andati invece più sulle questioni Di di merito. merito, sulle questioni, sulla valutazione più giuridiche della vicenda, che ripeto, quelle sono riservate ad un altro, ad altri giudici, ad altre situazioni, ad altri approfondimenti. Sulle misure cautelari, appunto, abbiamo ritenuto di sottoporre la ingiustizia di un provvedimento tuttora restrittivo, anche a ragione del fatto che non è possibile una reiterazione da parte del sindaco di comportamenti, anche se si assumessero valide le tesi della procura che quelle procedure erano, diciamo, illegittime. Ma quando anche questa fosse un'interpretazione corretta e giusta, in ogni caso abbiamo dato prova che nelle prime delibere successive, al momento in cui l'autorità giudiziaria ha iniziato a tensionare queste vicende, le procedure applicate erano tutte procedure conformi a quelle che si ritiene fossero le uniche forme procedimentali da applicare, quindi appalti pubblici europei, bandi che avessero quindi questo ambito di totale apertura all'esterno. Abbiamo anche prodotto una richiesta all'ANAC preventiva, appunto, per sottoporre questi bandi che si stanno iniziando ad avviare in relazione proprio a quei settori su cui si discute se ci siano state situazioni di illegittimità o favoritismi. Abbiamo anche su questo prodotto questa richiesta di parere all'ANAC, che non ha risposto. Questo però, siccome rientra fra i compiti dell'ANAC anche una funzione preventiva, abbiamo dato dimostrazione che il sindaco ha dato anche questa trasparenza a queste iniziative recenti, parlo di novembre, dicembre, quindi in questa fase immediatamente successiva al momento in cui le indagini sono state rese note all'interessato. Quindi anche sotto questo profilo di comportamenti in itinere ci è sembrato che avessimo dato prova di assoluta tranquillità in ordine a un'eventuale reiterazione di un reato che è un reato poi oltretutto tecnico, perché non, come ci è stato confermato anche oggi in sede di verifica, non si parla di corruzione, non si parla di denaro, si parla semplicemente di questioni tecniche, di valutazioni tecniche, di reati, tra virgolette, tecnici, se sono stati commessi, e in ordine ai quali appunto era stata data un'indicazione anche documentale di questo, tra virgolette, nuovo corso, se così si può dire, che il sindaco e la giunta ha iniziato a seguire. E quindi, francamente, parlare di reiterazione del reato in presenza anche di questi dati e comportamenti documentati ci sembra francamente poco comprensibile, e quindi li sottoporremo al Tribunale del Riesame.